Scegliamo una tavolina. Track. Ruote. Cuscinetti. Buccio. Forse avrete già capito, oggi andremo a montare una nuova tavola, completamente nuova. Penso che una tavola completamente nuova, l'ultima volta che l'ho avuta è stata quando ho iniziato a skateare. Direi di iniziare. Grip mob classico. Morbo. Sono stretta. Stacco? Lo attengo. Ho fatto un grip così di merda tutta la mia vita. Nel mentre ho anche scoperto che c'era la scritta Thrasher, però vabbè, ho provato a staccarne qualche lettera, però stava venendo via tutto, quindi me lo tengo così, con un solo TH. Mi ha perso il cacciavite del tool, quindi adesso mi tocca fare con sto robot, viene da schifo. Io uso una vitina per fare i buchi, così si vedono meglio. Voilà. Smontiamo l'altra tavola intanto. Io uso i tensor in magnesio ultralight, quindi sono forati, cioè si vede, e come misura sono 5,25, che paragonate all'independence sarebbero misura 139, quindi la misura che di solito è usata per le 8, 8,1 all'incirca. E so cosa vi starete chiedendo, ma i tensor sono buoni? Allora, questa domanda me la fanno veramente in tantissimi. Io vi dirò, io mi sono sempre trovata bene, nel senso che li uso da quando ero piccola, perché col fatto che sono alleggeriti la tavola mi pesa molto meno e riuscivo a poppare molto di più. E mi si sono crepati solo una volta, ma perché erano veramente alla fine, avevano tipo quasi un buco qua e quindi di conseguenza si erano un po' crepati. Però io mi sono sempre trovata bene. C'è chi dice che non sono buoni, però... Quando si avvitano i track bisogna sempre stringerli facendo una X,
E prima si stringe un pochino e poi dopo si stringe completamente. In questo modo non si rischia, penso, di spaccare il track, la base del track. E poi le viti, quando si stringono, dopo devono essere a filo con proprio della tavola. Non si deve quasi sentire, non ci deve essere molto un gradino, che sennò dopo potrebbe dar noia. Cioè, i cuscinetti dei Tracked era da un sacco che non li cambiavo. Cioè, di solito c'è stato per circa 2 anni che usavo sempre quelli che erano già montati sopra il track. Però ho trovato questi qua in casa, quindi ho detto vabbè, li proviamo. E sono sempre della Tensor. Quando usavo sempre quello dei track sentivo che era un po' plasticosi, facevo fatica a smollarsi così, però ho detto vabbè, chi se ne frega. Poi, e prima anch'io li usavo sempre con, di solito usavo quelli dell'Independent, i medi classici. E adesso che ho trovato questi ho detto ma sì, dalla via che cambio tutto, cambiamo anche questi. Quello più grande va sotto, e lo dico perché non si sa mai. Cuscinetti Andale ABEC 7. Gli ABEC 7 sono i migliori e gli Andale sono fantastici come cuscinetti. Non c'è il cosino di mezzo. Vabbè, li aggiungo poi. Perché ce le ho nelle altre ruote e non ho tempo di cambiarle perché devo andare in piscina. Lo faccio poi. Le ruote sono Ricta. È da un annetto che le uso. Me le passa Blast Distribution insieme anche ai track. E sinceramente mi sono trovata da Dio. Quindi. Sono durezza 101 e misura 53. 101 perché tanto io giro in street, mi piacciono di più le ruote un po' più dure. E 53 perché è una misura sempre di mezzo che secondo me va benissimo. Parte finali, gli adesivi. Adesivo Blast, e per ora metto questi e poi magari li aggiungo a casa. Sono già stretta. Io comunque consiglio sempre, se siete alle prime armi, cioè se volete comprare il vostro primo skate, di comprarlo già assemblato. Esistono gli skate, quelli completi. Se avete la possibilità di andare in uno skate shop, andate da loro, perché vi sanno consigliare la misura adatta a voi e intanto sostenete anche una realtà locale, che fa sempre bene. Oppure ci sono dei negozi online, tipo può essere Skate Deluxe, Blue Tomato, Skate Pro, vedo che sta andando molto ultimamente, che vendono già gli skate assemblati e sono tutti molto validi. Oppure potete andare direttamente sui siti delle tavole stesse, tipo non so, io sono sponsorizzata Jart, uso sempre le Jart che oltretutto è una misura 8. Anche sul sito tipo di Jart così ci sono già le tavole assemblate e con quello lì andate sul sicuro. Misura standard per iniziare io direi 8, dalle 8 alle 8,25, quindi 8, 8,1 e 8,25. C'è anche lo sistema a casa. Ci sta. Vabbè, sono stra in ritardo proprio. Fai vedere. Ah, beh, ci sta anche così, alla fine è un New Balance normale.
Vabbè, questa è la tavola completa. Spero che questo video vi sia piaciuto e iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ci vediamo al prossimo video. Devo scappare proprio, sono stra in ritardo.